Sì, eccoci Lucia. Allora, non ci siamo spostati di tanto, ci troviamo a Borgo Le Ferriere, proprio in quel luogo che ospita la casa che è stata per qualche anno casa proprio di Santa Maria Goretti. A guidarci qui in questo luogo c'è Suor Maria. Buongiorno. Buongiorno. Allora, questo è il luogo dove nel 1899 venne proprio ad abitare Santa Maria La Goretti. famiglia E in Goretti. questo momento ci troviamo proprio nella stanza dei genitori. Dei genitori di Assunta e Luigi, che hanno preso possesso in questa cascina antica. E dopotutto questa cascina antica è stata, diciamo, quasi un premio per loro, un dono grande, perché dopo Colle Gianturco si sono trovati, diciamo, pellegrini sulla strada. Questo è un luogo che è stato anche in passato, nel 91, se non sbaglio, scelto da Giovanni Paolo II proprio per venire qui per testimoniare anche proprio l'importanza di Santa Maria Goretti. Vediamo le pareti ancora le foto che ritraggono quella famosa visita. Sì, certamente, perché Santa Maria Goretti, diciamo, in un contesto sia storico, religioso, è anche molto molto attuale, è da sottolineare quando Pio XII l'ha elevato alla gloria del Bernini, l'ha fatta santa, c'è quella espressione dove dice la grazia di Dio ha vinto la materia, in quel momento quando Alessandro aveva deciso di ferirla. Questi sono luoghi che continueremo a vedere. Continuiamo la nostra visita, Suor Maria, per entrare proprio all'interno di quella che è la stanza dove stava, dove dormiva proprio Santa Santa Maria Goretti e Margherita. le sue sorelle, e come possiamo constatare, sia, diciamo, la struttura diciamo, della capriata, sia il pavimento, ci ricordano un po', diciamo, la storia, come quando loro sono venuti qua. Questa famiglia voleva dare un avvenire ai figli, voleva darle, diciamo, la scuola. Già sappiamo tutti che in quei tempi la scuola non era, diciamo, obbligatoria, e pertanto solo Alessandro nella famiglia, così come avevano formato qua, sapeva leggere, scrivere. E Assunta, questa è la mamma, molte volte le diceva ad Alessandro: Alessandro, insegna mia figlia a leggere. Vedete questa povertà, ma questa grandezza e l'umiltà della mamma Assunta. E qui abbiamo anche una protagonista, la nostra grande attrice Ida Orsini, che ha rappresentato Maria Goretti proprio, diciamo, quando è stato, diciamo, girato creato questo primo film. Il cielo sulla palude, che infatti è il film che Il film immortala la vita proprio La di vita, Santa Maria sì. Goretti. Procediamo ancora nel nostro viaggio, Suor Maria, e andiamo in quella che è, quello che era il punto cardine probabilmente di questo posto, ossia la cucina un tempo, oggi luogo di preghiera, ma soprattutto luogo del martirio proprio di Santa Maria Goretti. Ecco, questo luogo, diciamo, che dove consumavano i pasti è l'agape fraterna, ecco, la cucina dove Alessandro pose la sua un punteruolo che sarebbe stata la sua arma. Si susseguivano i tempi e Maria Goretti chiese alla mamma: mamma, fa che io posso ricevere la prima comunione. Era quello il suo È il desiderio. suo desiderio grande, perché lo coltivava. Ed ecco che qui lo vediamo, come, diciamo, in atteggiamento di preghiera la santa. La mamma si oppose, dice: bimba cara, come tu puoi ricevere Gesù? Non sai leggere. E dice: mamma, ma non importa, io imparerò tutto a memoria. E sì che questo avvenne, perché dopo la santa voleva essere una maestra. In qualche modo il ruolo di maestra l'ha ricoperto con ciò che è rimasto alle persone che esaltano ancora la storia di Santa Maria Goretti e la sua vita e la purezza appunto di questa bambina, di questa santa bambina che ha molto da insegnarci. Non a caso questa porta, che poi è l'ingresso alla casa del martirio, è quest'anno diventata Porta Santa. Giustamente, non a caso Sua Eccellenza Mariano Crociata ha scelto questa scala proprio perché Alessandro, lui sale quelle scale, e allora che la prese e la trasportò a questo punto qua. E questo punto rimane tuttora, tutt'oggi, Sì, il punto all'inizio fulcro proprio sì. di questo luogo. Grazie allora a Suor Maria che ci ha accompagnato in questo viaggio a riscoprire la vita, l'infanzia e anche i momenti più drammatici di questa santa che tuttora ha più di 100 anni di distanza, ancora molto da dire. Grazie infinite. A te, Lucia.